Buonasera a tutti, sono Mauro. E come i miei colleghi è socio amico del Grappaluga. Premetto già che sarò molto breve e forse sarò meno tecnico dei precedenti, quindi cercando, insomma, l'idea è quella di dare delle indicazioni e cercherò di dare delle indicazioni per chi volesse cercare di implementare dei filtri per la famiglia, per la protezione dei più piccoli quando si avvicinano, diciamo, al mondo di internet. Io quando ero piccolo i miei genitori mi imponevano delle regole, quando dovevo guardare la televisione, quando potevo, che programmi potevo vedere. Immagino che ad oggi i genitori facciano lo stesso con i loro figli, danno degli orari, vedono o insieme ai figli o tra genitori quali sono i programmi più adatti ai bambini. Il mondo di internet è un problema che è molto difficile da controllare ed è molto difficile anche per i genitori capire quali sono i contenuti più adatti o i meno adatti per i più piccoli. Quello che voglio proporvi oggi sono dei piccoli input, dei piccoli strumenti basati naturalmente su sistemi operativi New Linux che possono aiutare le famiglie a filtrare, ad aiutare a controllare, diciamo, quello che avviene durante la navigazione. Innanzitutto, che cosa sono i sistemi New Linux? Ne abbiamo sentito parlare tutto il giorno di questa cosa. Sappiamo che i sistemi Linux non ci sono più problemi di virus, malware o spyware, che sono dei programmi che infettano moltissimi PC con sistemi Windows e che possono compromettere la sicurezza di questi computer. Con i sistemi Linux questo non avviene, perché i software che provano ad auto installarsi nel PC non funzionano e quindi non avrò il problema classico di pop-up che si aprono piuttosto di pagine web che non vogliono che si aprono. Appunto, non vengono installati programmi che ho bisogno, in più ho libertà di configurare il computer per le mie esigenze. Il primo passo per configurare, se decido di dare a mio figlio la possibilità di usare un computer, qual è? Innanzitutto creare un account diverso per ogni per ogni persona che deve usare. Mi spiego meglio. Un PC, immagino il PC di famiglia, dove ci lavorano tutti qua, dove tutti mettono le mani su quel computer, può essere utile avere diversi tipi di utenti all'interno del computer. Ci saranno i genitori che avranno un'utenza privilegiata, diciamo, senza nessun filtro, senza nessun tipo di restrizione, mentre per i più piccoli posso dire di avere un'utenza più protetta, i quali non possono per esempio andare ad installare programmi di quali non ho bisogno o non possono andare a fare delle configurazioni, immagino i bambini un po' più grandi che iniziano anche a mettere le mani sul computer, che non possono andare a configurare cose che non voglio che configurino. Cambiarmi una password piuttosto che modificare delle impostazioni di qualche programma. Tre cose guarderemo oggi, parleremo oggi brevemente, quattro, per aiutare il filtraggio dei contenuti. La prima è il filtraggio delle URL delle pagine web attraverso un servizio
che ahimè non è del tutto open source, però è gratuito per la questione del controllo parentale, che si chiama OpenDNS. Le URL delle pagine web sono i classici www.qualcosa.it.com.quello che è. Questo programma lo vedremo come funziona nelle prossime slide, filtra i contenuti che possono essere non moralmente accettabili, diciamo. Se voglio una protezione ancora maggiore rispetto al filtraggio di queste URL, possiamo usare dei programmi tipo Das Guardian, che è un programma che analizza i contenuti delle pagine web, quindi non solo le URL, ma anche il contenuto, e attraverso un sistema particolare mi blocca quello che non può essere accettato. Uno strumento molto utile potrebbe essere Nanny, che è un software per limitare gli orari di accesso a determinati software, pagine browser, quindi pagine web, software di messaggistica piuttosto che posta elettronica e chat. E diciamo, questa è la cosa più semplice e più facile da configurare, degli plugin, dei strumenti aggiuntivi che si possono installare in Firefox piuttosto che Chromium. Prima cosa, com'è la vostra rete di casa? Se uno ha l'ADSL a casa, probabilmente non ci sarà tutto questo. Uno è il router, il modem ADSL, e spesso e volentieri questi apparati non ci sono. I PC si collegano o via cavo o via wireless, i telefoni, gli smartphone, gli tablet, direttamente sui router. Cosa si potrebbe fare per aumentare, implementare maggiormente la sicurezza della nostra rete domestica? Innanzitutto, un PC tra tutto questo ed internet che si chiama firewall. Un PC che si occupa appunto di filtrare gli accessi, e più che altro dire che internet può essere utilizzato solo in determinate porte, solo in determinati, per determinati applicativi e solo con determinate regole che vado a definire. Nel caso che vada ad installare un firewall, questo mi aiuta perché tutto quello che è sotto il firewall verrà automaticamente filtrato. I software che vi ho parlato prima, OpenDNS, Das Guardian, piuttosto che, anzi, OpenDNS e Das Guardian, questi due, posso installarli nel router, che è un'operazione a volte può risultare complicata, nel firewall, anche qua è un'operazione che non è semplicissima, però ci sono già delle distribuzioni Linux preconfezionate, nel senso che io posso avere un vecchio PC di casa con due schede dirette, una che va verso internet e una che va verso la mia rete domestica. Installando queste distribuzioni Linux, ho già tutti i software preinstallati, ho già le impostazioni preinstallate per poter fare questo tipo di operazioni di filtraggio dei contenuti. Come Grappalug al centro giovanile di Bassano abbiamo una rete wireless pubblica, gratuita, però essendo questa rete dentro la struttura del patronato, abbiamo deciso di installare
appunto diversi applicativi su questi per filtrare i contenuti, per evitare che i più piccoli potessero insorgere in materiale non proprio. L'abbiamo fatto installando questo tipo di macchina con una distribuzione che si chiama per esempio Zero Shell, che alla fine è facile da installare ed è anche facile da configurare perché si fa tutto attraverso pagina web. E questa distribuzione ha già il programma per filtrare i contenuti piuttosto un programma per filtrare i DNS. Nel caso che non potessi avere questi strumenti, quindi la situazione classica che hanno molte famiglie, quindi il router, il computer, i smartphone, i tablet e tutti gli apparecchi elettronici che si collegano direttamente al router di casa, i software li posso configurare su ogni dispositivo. Diventa un lavoro un po' più lungo, nel senso che devo passare computer per computer o telefonino per telefonino per configurare queste cose, però mi assicura una certa protezione. Bene, il primo punto, OpenDNS. Innanzitutto bisogna definire cos'è un DNS. Beh, a parte i linuxiani, c'è qualcuno che lo sa? Sì, immagino di sì. No. Comunque il DNS è il nome che vedo nelle pagine web. Google.com in realtà è un numero che segue, è un numero di 4 cifre, anzi è un numero di 4 cifre seriali. Tutte le pagine web che andiamo a visitare in realtà sono dei numeri. Questi numeri si chiamano indirizzi IP, è come dire l'indirizzo di casa, ok? Se io voglio andare a visitare un amico, per sapere dove abita il mio amico, devo sapere città, via, indirizzo, numero civico, eccetera. Stessa cosa funziona in internet, se io voglio andare a visitare una pagina web, dovrei sapere città, nome, indirizzo, eccetera. Questi dati sono dei numeri che si chiamano indirizzi IP. Ora sarebbe impossibile per chiunque ricordarsi quali sono gli indirizzi IP di tutte le pagine web, per questo si associa a un indirizzo IP un nome che si chiama, e questa operazione di associare un indirizzo IP a un nome è l'operazione del DNS, è la funzione del DNS. Da Wikipedia i DNS non sono delle caratteristiche più visibili da internet, l'operazione di conversione dall'indirizzo al DNS, mentre la cosa inversa si chiama risoluzione inversa. OpenDNS, come funziona? OpenDNS è un servizio, ho detto, non è completamente open source, principalmente è un servizio dedicato alle aziende, che però offre per le famiglie e per le scuole una protezione particolare di filtraggio di contenuti non appropriati. È gratuito in questo ultimo caso. Se invece vado a utilizzare questo servizio a livello aziendale, ho un canone mensile di costo per utilizzarlo, con naturalmente dei vantaggi, quello di poter configurare quello che voglio filtrare a livello un po' più profondo. Questo servizio tiene una lista aggiornata di nomi che possono essere non appropriati. Oltre a tenere materiale, diciamo, non moralmente accettabile, pornografia piuttosto che armi, piuttosto che gioco d'azzardo, piuttosto che altre categorie che si possono filtrare, bloccano siti sospetti di phishing o di malware, quindi software che possono in qualche modo andare a intaccare il mio computer, soprattutto se uso Windows. OpenDNS, la cosa interessante è che lo posso usare con qualsiasi tipo di sistema e con qualsiasi tipo di dispositivo, quindi sia con Windows che con Linux che con Macintosh, che su un PC, su un tablet, su un cellulare. La configurazione si può fare con qualsiasi tipo di dispositivo.
Inoltre, le persone che si registrano nella loro pagina web hanno la possibilità di notificare, di denunciare siti sospetti di materiale non appropriato. Inoltre possono essere, ci sono delle categorie di filtraggio pronte, nel senso io dico voglio bloccare tutto quello che è pornografia, mi blocca la pornografia, invece dico il gioco d'azzardo perché mi piace giocare online e mio figlio so che non gli interessa niente di questo, lo posso invece decidere di lasciare aperto. Questo è dà la possibilità di farlo per tutte delle categorie, delle macro categorie di liste. Inoltre c'è la possibilità di creare delle liste nere e liste bianche. Cosa sono? Delle liste che vado a configurare io, dico ok, Facebook magari mi viene bloccato per qualche motivo, invece voglio, o anzi contrario, cosa contraria, Facebook me lo lascia libero perché magari non tiene materiale non appropriato, però io come genitore decido di bloccarlo e allora lo inserisco nella lista nera, quindi questa cosa mi bloccherà sempre Facebook, anche non tenga al suo interno materiale non appropriato. La configurazione di questo servizio è molto semplice. In Parental Control ci sono degli indirizzi, dei numeri che si possono inserire in tutti i dispositivi. Sono uguali all'Open DNS standard, l'unica differenza è i tre numeri finali che finiscono con 123. Questo che finiscono con 123 si chiamano Family Shield, scuro familiare, insomma, quindi sono degli indirizzi specifici per le famiglie. E sono molto interessanti. Come si configurano queste cose? Vabbè, posso dire tablet, telefono, eccetera. Vi faccio vedere brevemente, vediamo se ce la faccio su questo PC. Se io vado a modificare le impostazioni di rete, posso scegliere di inserire i nomi DNS direttamente su questa riga. Cosa vuol dire? Copio questi numeri, li inserisco qua dentro, salvando, quindi è un'operazione abbastanza semplice, basta impostare la scheda di rete praticamente dei nostri PC o dei nostri dispositivi e dico di utilizzare questi due DNS, questi due indirizzi, vediamo se si vedono, ok, vado a utilizzare questi due indirizzi, li inserisco là dentro e già la configurazione è bella pronta. Ora, naturalmente, come dicevo prima, se io l'installo qua o qua, è un'operazione che faccio una volta solo e tutto quello che c'è a monte naturalmente viene filtrato. Se io non ho la possibilità di andare a configurare il router piuttosto che un firewall, devo farlo su ogni dispositivo che ho a casa. Il sito web è opendns.org e attraverso questo sito web è possibile registrarsi, non è obbligatorio, però se uno si registra ha la possibilità di notificare eventuali pagine non appropriate. opendns.com, quindi per le imprese, per i privati. E andando in home e family abbiamo qua il parental control. Ok? Qui c'è una spiegazione ben dettagliata, la pagina in inglese, poi l'importante è sapere i numeri finali. Abbiamo una specie di OpenDNS, questo è free, è il Family Shield, quindi preconfigura e blocca contenuti per adulti. Uno può, vabbè, qua c'è una spiegazione di cos'è, uno può registrarsi oppure saltare la registrazione qua sotto.
eccoli qua i due numeri che vi ho indicato prima. E dentro questo sito web non andiamo a vederlo adesso, però ci sono tutte le istruzioni per poterle installare sui router di casa, quindi ci sono tutte le varie marche e modelli di router e ci sono le indicazioni di come poter installarlo nei router, nei computer o anche nei dispositivi portatili, telefoni, tablet e tutto il resto. I gestori, sì. Sì, io non metto la macchina locale nel client, bypasso il gestore. Sì. Sì, io lo metto nel... C'è un DNS, quelli della Fastway, quelli della Telecom, quello che mi dà il gestore, io lo metto nella mia macchina locale. Quando faccio una ricerca in internet, no, lui esce, perché lui non è che cerca un nome, cerca il numero, cerca, sa direttamente a quale indirizzo doversi rivolgere per cercare i nomi. Quindi se uno lo inserisce nella macchina locale, bypasso le configurazioni del mio gestore per i DNS e vado direttamente a utilizzare il loro servizio. Questo lo posso fare con DNS naturalmente, e usando questi tipi di servizi OpenDNS. Se per esempio non volessi utilizzare i DNS del mio gestore, potrei utilizzare quelli di Google, 8.8.8.8, e l'altro è 8.8.4.4, e anche in quel caso bypasso il mio gestore, sto utilizzando i server DNS di Google. Naturalmente Google non offre un servizio di controllo parentale. Bene, questo è un programma molto interessante e molto potente. Per configurarlo bisogna sapere usare un attimo un sistema operativo Linux, però questo ha un vantaggio in più rispetto a quello che abbiamo visto prima. Come prima cosa, lui mi fa un controllo all'interno delle pagine web. Attraverso cosa? Un controllo di frasi tipo, quindi se sono delle frasi che hanno in modo ricorrente all'interno della pagina web, me le può bloccare. Attraverso questi che si chiamano PIX, che si chiamano piattaforma Internet Content Selection, praticamente sono dei, diciamo, per farla breve, c'è una piattaforma che è il V3G che fa una selezione di contenuti di parole non appropriate, e ritorniamo, fa anche la stessa cosa che fa l'OpenDNS sulle URL, quindi sul nome della pagina web, però oltre a questo usa due dispositivi in più, due filtri in più, quello delle frasi tipo e quello delle parole non appropriate. Come funziona DasGuardian? DasGuardian principalmente mi dà un filtro in più perché può essere che alcune pagine web non siano nella lista delle pagine bloccate da OpenDNS, però al suo interno abbiano dei contenuti che non vanno bene. Perché? Perché magari non mi parlano di contenuti, per esempio, stiamo sempre sul pornografico, però magari vanno contenuti erotici e magari per OpenDNS non è una pagina da bloccare, mentre DasGuardian me la blocca, perché fa una ricerca all'interno del contenuto, delle parole, delle frasi che sono all'interno della pagina web ed assegna un punteggio ad ogni parola e ad ogni frase. Se questo punteggio supera una determinata soglia, il punteggio va da 1 a 4, se supera il livello 2, le pagine vengono bloccate. DasGuardian, lasciato a livello standard, come lo configuro a livello base, mi blocca parecchio, nel senso che spesso è forse troppo invasivo per una normale navigazione, però forse per un minore va molto bene come programma. Il sito web è dasguardian.org, che se volete andiamo anche a vederlo,
Qua ci sono tutte le indicazioni, gli aggiornamenti eccetera su come poter installare e aggiornare DustGuardian. Due cose da questo sito vi faccio notare. La prima, non so se vedete, c'è scritto blacklist. Queste sono delle liste aggiornate che si possono installare in DustGuardian di contenuti non appropriati. Quindi io posso scaricarmi un piccolo file di testo che metto dentro la mia distribuzione Linux che ha installato DustGuardian, e quindi mi vengono aggiornate le liste dei contenuti. È un programma esclusivamente per software GNU Linux, ok? Quindi c'è un paio di configurazioni da fare, ci sono un paio di configurazioni da fare per questo software, che adesso andiamo a vedere, non sono nemmeno troppo complicate, però ne andiamo a vedere. Vorrei farvi vedere anche questo qui c'è scritto Smoothwall. Smoothwall è una distribuzione Linux che fa da firewall, che all'interno ha già preconfigurato DustGuardian. Quindi se io ho un vecchio PC, per esempio, l'abbiamo fatto anche con Pentium 3, con PC anche un po' più datati, con due schede di rete, si installa questa distribuzione che è leggerissima e mi fa il filtraggio dei contenuti attraverso DustGuardian. Cioè non devo installare niente, ho tutto preconfigurato, e solo che ho una macchina in più a casa che deve rimanere accesa. L'unico problema. Che sarebbe un problema se uno va a analizzare i costi della corrente, poi, perché bisogna anche vedere questo a casa, no? Un computer sempre acceso potrebbe essere un problema. Di là, in laboratorio, ci sono delle schedine, una parentesi questa che vi fa dei Raspberry, piuttosto di altre schedine, microprocessori, che possono supportare queste distribuzioni, hanno un costo di intorno ai 15, 20, 30 dollari, più o meno siamo là in euro, e si alimentano a 5 volt. Quindi una cosa avere un alimentatore che va 220 volte a casa tutto il giorno, un'altra cosa avere una cosa grande come un cellulare che va con cavetto sempre attaccato magari a un altro PC, quindi ho una presa di corrente, 5 volte consuma molto meno che 200. Ci sono delle schedine, doppia scheda di rete, o ci sono delle schede di rete che si possono mettere via attraverso via USB. Quindi se voglio una scheda di rete aggiuntiva posso usare anche questo. Come installo DustGuardian? Questo è un'installazione per Debian o derivate, quindi Ubuntu, Linux Mint, tutta la famiglia che magari forse l'avete sentito in questi giorni, oggi scusate, o magari in passato, col comando installo due programmi alla fine nel mio computer. Posso usare anche il gestore di pacchetti della mia distribuzione per farlo. Uno è DustGuardian, che è quello che mi interessa, e un altro si chiama TeamProxy. Cos'è un proxy? Un proxy è un software che installo nella mia macchina, diciamo che fa un ulteriore passaggio attraverso le pagine web. Mi permette di dire che tutto quello che vado a cercare in internet, prima di andare direttamente fuori dal router, mi passa per questo programma. Non so se mi sono spiegato, è un passaggio un po' complicato. Il proxy è un programma dentro il computer. Faccio una ricerca in Google, cerco una frase, la mia ricerca va nel proxy, quindi non va direttamente fuori dal mio computer, passa per un programma e poi questo programma decide se mandarla fuori oppure, con delle impostazioni, mandarla a DustGuardian, e DustGuardian farà un'analisi di quello che arriverà e poi mi ritornerà un risultato. È un passaggio tecnico alla fine, e io da utente normale che uso il computer non mi rendo conto di quello che sta facendo. Io faccio la ricerca e dopo un millisecondo mi arriva indietro un risultato, ok? Cioè c'è un programma che sta lavorando, fa delle ricerche, fa i filtri, c'è il resto. Ora andiamo a vedere comunque come si configura. DustGuardian c'ha quattro cose da configurare. La prima è quella di
dare dei messaggi in italiano, quindi se uno fa delle ricerche in dei contenuti non appropriati mi ritorna una pagina web che mi dice: attenzione, la pagina playboy.com è stata bloccata perché ha dei contenuti non appropriati. Un'altra è quella di dirgli che è un software configurato, quindi mettendo questo slash, questo cancelletto davanti a questa parola. In Linux tutti i programmi che sono installati in Linux hanno dei file di configurazione. Per Das Guardian il file è questo qua, dasguardian.conf, che con editor di testo presente nelle nostre distribuzioni si possono modificare. E poi imposto dei dati, la porta importante è questo 8080, perché poi sarà una porta che vado a indicare al mio browser web. Questa è la configurazione del proxy, anche in questo caso c'è un file che si chiama teamproxy.conf e qua vado a inserirgli questi tipi di dati o controllare che non siano già inseriti. Una volta fatto queste configurazioni un po' tecniche, ho dovuto saltare un po' questa parte, quello che devo andare a fare è configurare il mio browser web. Come faccio? Beh, per esempio su Firefox ho le preferenze di sistema, qui Chrome è più o meno simile, Internet Explorer è più o meno simile, avanzate, rete, impostazione di rete. Qua vado a indicargli il mio computer locale, quindi sarà localhost o 127.0.0.1 e qua la porta 8080 che va a utilizzare Das Guardian. Facendo questa configurazione, navigando in internet, le mie richieste e i dati che mi ricevo da internet mi passano per questo programma che è Das Guardian. Quindi Das Guardian lavora sotto il computer, non vedo quello che sta facendo, però mi dà un risultato quando faccio una ricerca non appropriata. Che tipo di risultato dà? Mi dà questa pagina web, questa non l'avevo configurata in inglese, è ancora in inglese, però in italiano me la dà in italiano. L'accesso è stato negato. E il sito, vabbè, l'ho tolto, ha dei limiti di accesso, dei limiti di frase, quindi a me ritorna un risultato. Quindi queste sono le impostazioni del proxy. Se vado a fare una ricerca di un contenuto non appropriato, mi tornerà quel tipo di risultato. Bene, ora vediamo le ultime due cose che sono abbastanza veloci. Uno è un programmino per Ubuntu che si chiama Nanny, che mi consente di controllare gli accessi di alcuni software, internet, posta elettronica e chat dentro il mio computer. Come dicevo prima all'inizio, davanti alla televisione i miei genitori mi dicevano: puoi stare un'ora al giorno. Anche qua questo mi può fare la stessa cosa, ok? Quindi posso dire per diversi tipi di utenti, quindi ci sarà magari il genitore che avrà accesso illimitato, l'utente invece, il figlio, l'utente figlio invece avrà dei limiti di accesso secondo gli orari. È molto facile, graficamente dico: tu puoi dalle 3 alle 4 puoi andare in internet, basta. Il progetto era fermo fino a qualche anno fa, ultimamente quest'anno 2014 è stato ripreso e quindi è possibile installarla anche nelle ultime versioni di Ubuntu, quelle che abbiamo visto di là, le 14.04. E l'installazione è abbastanza
è abbastanza semplice, bisogna copiare queste tre righe e installarle in un terminale. Ultime due cose, non sono capace di utilizzare o installare software con Ubuntu o con distribuzioni Linux, a parte che c'è il Grappalug o comunque altri gruppi come il nostro che vi possono dare una mano tutti i mercoledì sera al centro giovanile. Ci sono delle add-ons, dei piccoli programmini aggiuntivi che posso inserire nel mio browser web. In questo caso per Firefox, andando nella pagina addonsmozilla.org e magari facendo anche una ricerca a parent and control, mi trovo una serie di programmi che facendo clic li installano automaticamente nel browser web e loro fanno già il loro bel lavoro. Io li ho provati per vedere come funzionano e effettivamente funzionano anche abbastanza bene, mi bloccano contenuti non appropriati, mi bloccano e soprattutto il filtraggio viene fatto in base alle URL, fa più o meno quello che fa OpenDNS. Diciamo, secondo me è uno strumento aggiuntivo che si può utilizzare, oppure uno strumento supplementare nel caso che non riesca proprio a configurare nulla di quello che abbiamo visto prima. Qui ne ho indicati tre che ho provato, che mi sembravano molto interessanti: Bloxy, Foxfilter e Pro con Latte si chiama, che alla fine installare questo plugin imposto una password, quindi una volta che cerco un contenuto non appropriato o mi viene chiesta una password o mi blocca il contenuto. Se la password la sanno solo i genitori, il contenuto non viene visualizzato. Stessa cosa per Chromium. Chromium è la versione open source di Google Chrome. Gli add-ons, cioè gli strumenti aggiuntivi, sono gli stessi identici, quindi se ho Google Chrome oppure Chromium, che è quello per Linux, diciamo, è la stessa cosa. E qui abbiamo ancora Bloxy, Web Filter Pro, e questo anche è molto interessante, Stop Kiss Parent Control. Sono dei ulteriori strumenti che possono essere di aiuto al controllo parentale. Io avrei anche finito